Martedì 7 dicembre, una buona serata e un ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con la pagina dell'informazione nell'edizione serale delle ore 19, le notizie da Genova e dalla Liguria, le news dal territorio. Come sempre apriamo con i dati Covid che li leggiamo insieme per la giornata di oggi. Sono 483 i nuovi positivi a fronte di 5.272 tamponi e ben 14.143 test antigenici. Salgono gli ospedalizzati rispetto alla giornata di ieri, più 3 infatti si attestano a 218. Salgono anche le terapie intensive da 24 a 26 e oggi sono davvero tanti i decessi. Sono stati registrati 6 decessi nella giornata di oggi. 15.210 i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore. ARPAL ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 8 dicembre, l'avviso di allerta di criticità nivologica su tutta la nostra regione Liguria, differenziando però il colore di allertamento per i vari settori del nostro territorio regionale. Per capire però se i fiocchi arriveranno e potranno davvero giungere sino alla costa, ci colleghiamo adesso con Andrea Lazzara di ARPAL e ascoltiamo cosa ha detto. Allerta meteo per neve domani, mercoledì 8 dicembre, su buona parte della nostra regione. Si parte alle 5 con i versanti padani di Ponente di Levante, le zone D ed E, gialla dalle 5 alle 8, poi in queste zone sarà arancione fino alle 15 e quindi gialla fino alle 20. Per l'interno del Ponente, l'interno del settore centrale, le zone dunque A e B, gialla dalle 8 alle 18, mentre per la costa del settore centrale della zona B, dunque Genova, Savona, sarà allerta gialla dalle 10 alle 15. Ci arriva dunque una perturbazione atlantica che porterà precipitazioni già dalla notte, un consistente calo termico nella mattinata di domani, quindi quota neve in calo, oltre alle precipitazioni che già nell'entroterra e nelle zone interne si avranno nelle prime ore, nevose, e la neve potrà arrivare a quote anche collinari e sul settore centrale, dove l'orografia e anche la qualità, diciamo così, della colonna d'aria sovrastante lo consentirà, i fiocchi potranno arrivare nella zona della costa tra il genovese e il savonese. Dal pomeriggio sera attenuazione dei fenomeni, miglioramento, questo soprattutto nelle zone interne provocherà un irrigidimento ulteriore del clima con temperature che anche per effetto albedo, cioè un effetto indotto anche dalla presenza della neve al suolo, saranno nella notte tra mercoledì e giovedì di molto sotto lo zero. Da sottolineare ancora anche i venti che saranno anche di burrasca da scirocco sul Levante e da tramontana sul centro-ponente. Ringraziamo Andrea Lazzara di ARPAL Liguria per le ultime informazioni circa le condizioni meteo per la giornata di domani. Nel giorno del debutto, che si è tenuto nella giornata appunto di ieri, del Green Pass sui mezzi pubblici, delle Super Green Pass in bar, ristoranti, cinema, teatri in tutta la provincia di Genova, sono state controllate da parte della polizia 3.913 persone e elevate 2 multe. Le attività sottoposte a verifica sono state 103, non sono state riscontrate violazioni. Sono state fatte inoltre 31 multe per violazione dell'ordinanza sull'uso obbligatorio della mascherina e i dati poi sono stati anche pubblicati sul sito della prefettura. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale, con il prossimo servizio, come sempre realizzato dalla nostra redazione. Che cosa è e soprattutto a cosa serve uno strumento come il patto per la sussidiarietà? Ce lo siamo fatti spiegare in occasione della giornata mondiale della disabilità da alcuni interessati che lo realizzano tutti i giorni attraverso, in questo caso, l'associazionismo. Il servizio. I patti di sussidiarietà sono proprio lo strumento col quale cerchiamo davvero di portare avanti queste collaborazioni tra terzo settore, tra istituzioni, tra enti del territorio, quindi tutti quei soggetti che mettendosi insieme riescano a fare qualcosa di più e a dare qualcosa di più in un'ottica di migliorare le risposte alle persone e quello che viene svolto proprio sul territorio. Uscire dall'autoreferenzialità, lo diciamo spesso, è una delle caratteristiche principali. Tutti cerchiamo, tendiamo sempre a stare un po' nel nostro orticello, cercare di portare avanti le nostre iniziative, credendo che siano le migliori del mondo. Ovviamente lo sono, ma lo sono ancora di più se le mettiamo insieme agli altri, le costruiamo un qualcosa di più ampio, di più grosso, di più articolato e che in qualche modo sul territorio, insieme alle persone e con le persone, possa dare un ritorno concreto. Il patto di sussidiarietà vuole essere questo, coinvolgere le persone sempre di più, farle lavorare insieme e in particolare unire le forze tra il terzo settore, la pubblica amministrazione e le tante persone che possono portare un contributo concreto
ai percorsi che andiamo a realizzare. Sì, un patto molto importante che è andato a coinvolgere ad oggi oltre 2100 persone su tutto il territorio ligure, quindi persone con diverse disabilità che sono state coinvolte nelle 50, 59 azioni progettuali che sono realizzate sul territorio. E stiamo parlando di un coinvolgimento anche di oltre 700 volontari, di 200 associazioni del terzo settore e 40 enti pubblici che insieme hanno collaborato e stanno collaborando per realizzare e per rispondere a quello che è la necessità delle persone con disabilità. L'obiettivo è quello dell'inclusione sociale, è quello di dare una piena risposta a quelli che sono i bisogni in base anche alle specificità del territorio. Si va ancora avanti, cerchiamo di proseguire, l'obiettivo è quello sicuramente di arrivare al 2022 a febbraio, ma oltre quello andare oltre, quindi fare un qualcosa di continuativo che possa dare risposte nel 2022 e anche oltre. I residenti del centro storico chiedono sempre più sicurezza e soprattutto presenza delle forze dell'ordine per contrastare i vari reati che ormai si consumano ogni giorno, anche se la maggiore richiesta di assistenza e soprattutto di sicurezza arriva dal fenomeno, in questo caso dello spaccio, che ormai ha raggiunto numeri davvero allarmanti. Il Comune di Genova nel frattempo aumenta l'installazione di telecamere di sorveglianza, in questo caso specifico nel quadrilatero in zona Maddalena, come ci ricorda l'assessore alla sicurezza del comune Giorgio Viale che abbiamo intervistato. Assessore Viale, arriva un incremento di elettronica, o meglio di occhi elettronici, stiamo parlando di telecamere, in questo caso quante sono, dove verranno ovviamente posizionate e ancora una volta il tutto va nella direzione di offrire alla cittadinanza e alla popolazione una maggiore sicurezza. Beh, le ultime installazioni sono già attive, quindi sono già installate e funzionanti. Sono 31 telecamere nell'area del quadrante di Pre. Quindi mettiamoci per dare un'idea, tutta la zona appunto che va da Pre e tutte le piazzette limitrofe sono zone particolarmente, diciamo, attenzionate per una serie di fenomeni, in primis lo spaccio, e che quindi adesso verranno completamente videosorvegliate grazie a questo impianto comunale che è collegato, lo ricordo, sia alla centrale operativa dei vigili sia a quella di tutte le principali forze dell'ordine, quindi occhi elettronici che potranno servire per tutte le indagini e per reprimere questi fenomeni criminali. Progetto di telecamere e di installazione di questi occhi elettronici estesa anche nei prossimi mesi e nel prossimo anno. Sì, in realtà abbiamo una pianificazione già in atto con dei bandi di gara che si stanno svolgendo in queste giornate, bandi di gara che sono volti ad installare circa ulteriori 200-300 telecamere su tutto il territorio cittadino, con una particolare attenzione anche alle periferie. E in più stiamo partecipando a un bando ministeriale che speriamo di vincere con un progetto che è anche in ottica futura molto interessante, cioè rivolto anche alla cyber security, e cioè alla sicurezza dei dati dei cittadini genovesi con l'estensione di una fibra ottica per tutto il territorio della città di Genova, di cui la proprietaria sarà proprio il comune di Genova. Quindi un risparmio sulle bollette del telefono del comune, che è sempre gradito, e poi una maggiore sicurezza di tutti i nostri dati, nonché quelli della nostra vita, se colleghiamo le telecamere appunto a queste reti. Chiudiamo con la Movida, assessore, e anche qui qualche polemica è arrivata per la chiusura da parte del comune di alcune attività. Sono contenti i residenti, meno ovviamente coloro che sono rimasti poi chiusi e che dovranno chiudere in anticipo. Io sono in realtà contento di aver avviato una linea di dialogo con molti di questi esercenti, perché l'obiettivo deve essere quello comune di rendere conciliabile la vita notturna con quella della possibilità di dormire dei residenti. Quindi stiamo lavorando sia in un'ottica di decentramento della Movida, sia in un'ottica di gestione dei locali in modo da renderli più compatibili appunto col sonno degli abitanti e dei residenti. Quindi diciamo che è un'azione veramente ad ampio spettro, nel quale tutti gli attori stanno comunque collaborando. Rimaniamo in tema, fondamentalmente parliamo ancora di criminalità, rapina violenta per strada alla Spezia, dove un uomo di 37 anni di origini tunisine è stato arrestato con l'accusa di aver scaraventato a terra una donna in pieno giorno per strapparle la borsetta e allo stesso tempo di avere anche ferito in modo grave anche il cane che era con la donna. Inseguito dalla polizia è stato arrestato dopo aver ferito un agente. La caccia all'uomo, organizzata in centro città dal reparto mobile della squadra volante della questura Spezzina e per assicurare la giustizia all'uomo è durata un'ora. Proseguiamo
Proseguiamo il nostro telegiornale, i cantieri aperti anche di notte come all'estero. Questa è la sollecitazione che arriva da parte degli spedizionieri per rimediare in parte alla carenza di infrastrutture che è oggetto in questo caso anche peraltro di doverosi ammodernamenti proprio per garantire anche la sicurezza. A tal proposito abbiamo intervistato il direttore generale di Spediporto di Genova, Giampaolo Botto, eccolo ai nostri microfoni. Ma quello che ci auguriamo per il 2022 è di avere qualche strumento in più per poterci organizzare. Diciamo che nel corso del 2021 è stato importante provare a costruire una qualche forma di confronto e di dialogo con chi oggi gestisce i cantieri, con chi oggi gestisce i processi di aggiornamento infrastrutturale. Non è stato semplice e possiamo dire che forse non abbiamo neanche completato quello che era questo processo di sviluppo, di confronto, perché purtroppo da un lato abbiamo esigenze di sicurezza che sono improrogabili e dall'altro lato abbiamo esigenze di conservare e preservare per questo territorio una capacità attrattiva non soltanto di tipo commerciale legato alle merci che entrano e escono dal porto, ma anche turistica. Cioè, noi non possiamo dare un'immagine di Liguria inospitale perché fa fare ore di coda ai turisti, però purtroppo l'elemento qual è? Che se vogliamo crescere da un punto di vista infrastrutturale dovremo certamente continuare a soffrire nei prossimi anni, ma dobbiamo farlo in maniera intelligente, quindi la nostra idea è quella di potenziare per esempio i cantieri notturni, che sono la regola all'estero, la cantieristica. Per non creare impatti negativi sul cittadino, nel mondo si sviluppa prevalentemente di notte, con cantieri notturni che sono cantieri a giorno e quindi con un dispendio di energie e di costi rilevante, però come si dice, non soltanto il gioco vale la candela, ma penso che a fronte di tutti i ritardi che si sono accumulati nel corso degli ultimi 30 anni a livello di manutenzioni, sia oggi necessario chiedere, per non dire pretendere, da chi ha gestito in maniera non ottimale le nostre infrastrutture di iperperformare e di iperinvestire in questo senso. Parlavamo di autostrade, allora con questa autostrada immaginaria ci trasferiamo nella bella e suggestiva Riviera dei Fiori, esattamente ad Alassio, dove gli amici di TG Event hanno davvero organizzato un bellissimo evento. Scopriamo di che cosa si tratta nel servizio. È nato ad Alassio questo scambio culturale tra l'Associazione Amici del Caffè del Ruanda e l'Associazione AGA, Associazione Giovani Alassio, la famiglia Pasqualini di Cisano sul Neva con la sua torrefazione. Tutto è nato perché si fonda sull'orgoglio che hanno questi ragazzi ruandesi per il proprio paese, hanno salvato delle piantagioni di caffè che altrimenti sarebbero andate perse. Anche AGA ha questo orgoglio per il proprio territorio e quindi insieme potranno fare grandi cose. Uno scambio culturale vuol dire aprire la mente e aprire le proprie prospettive verso il mondo, verso tutto ciò che ci circonda. I ragazzi di Alassio verranno poi in Ruanda a visitare le piantagioni, a vedere questo nuovo modo, il modo di fare il caffè, e quindi invitiamo tutti, chi vuole anche a venire. Con loro sarà un'esperienza importante, un ringraziamento ovviamente va all'amministrazione comunale di Alassio, all'amministrazione di Cisano sul Neva e a tutte le persone coinvolte, dalla cooperativa Insciuti Zakawa Amici del Caffè all'associazione AGA. Prima di concludere, ancora una notizia che arriva direttamente ancora dal calcio, sulla vicenda ovviamente dell'arresto dell'ex presidente della Samp Ferrero. E direttamente dall'ANSA, la leggiamo insieme a voi. Non mi intendo di calcio, ma so che il presidente stava trattando con Stankovic per farlo diventare il nuovo allenatore della Sampdoria. Ecco perché al momento dell'arresto si trovava a Milano. Il particolare che rende la panchina del tecnico d'Aversa fortemente a rischio dopo anche la sconfitta casalinga rimediata per 3-1 è stato rivelato dall'avvocatessa Giuseppe Tenga, che difende Massimo Ferrero. Tenga ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. La Sampdoria non c'entra nulla, formalmente sarà in questo caso costretta a dimettersi perché dal carcere, ovviamente, ma dice non può occuparsi più di una società sportiva, ha aggiunto. A proposito, conclude dell'inchiesta, ha detto i fatti riguardano attività private di Ferrero,
straniero, compreso il cinema, dal 2003 con i fallimenti avvenuti invece nel 2017. Non discuto il provvedimento, ma il modo in cui si è svolta la vicenda. Evidentemente Ferrero dà fastidio a qualcuno. Queste le parole del suo avvocato. Siamo arrivati alla fine, come sempre vi saluto e vi ringrazio per aver scelto la nostra pagina dell'informazione. Noi tra un'ora esatta ritorniamo insieme a voi. Nel frattempo vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i programmi della nostra emittente.